mancano 4 km e 200 metri alla conclusione, velocità elevatissima superiore ai 60 orari, curva a sinistra poi controcurva a destra. Si parlava di squadre, in effetti le squadre migliori, Alessandro Ballan, sono nelle prime posizioni, la Bahrain Merida ha messo alla frusta i suoi atleti, mentre anche il team Emirates, la Unione degli Emirati Arabi, con Diego Ulissi e Ben Swift ben rappresentata nelle prime posizioni. Lì il gioco di squadra si può fare, il ciclismo è uno sport individuale, ma quanto è importante avere un treno per un velocista che punta alle volate, e anche in questo caso avere dei compagni utili come quelli bianconeri della team della squadra di Matthews, vale a dire la Sunflower. Alessandro. Ma è importantissimo perché è una fase proprio di bagarre, vediamo che stanno impostando una vera e propria volata per prendere questo strappo nelle prime posizioni, e essere a ruota dei compagni di squadra vuol dire risparmiare molte energie. Un corridore solo in questa fase di gara sarebbe costretto a saltare da una ruota all'altra e non sarebbe certo il modo migliore per arrivare sotto questo strappo più riposato possibile. Quindi adesso c'è questa fase dove tutte le squadre dei migliori, delle persone che hanno più possibilità per giocarsi questa vittoria, che si stanno alternando in testa al gruppo in momenti in cui il gruppo si appalla. Vediamo proprio una fase di treni dove ci sono le varie squadre raggruppate. Io ho visto Maika della Bora, ho visto Maika nelle prime posizioni del gruppo per cercare di portare evidentemente in avanti Peter Sagan. Proprio Sagan ha preso decisamente il comando, la maglia di campione del mondo si distingue abbastanza bene nel cromatismo del gruppo. Una volata non ancora lanciata perché siamo a 2 km e 100 metri dalla conclusione, e questo dente di Longwy inizia a meno 1,6 chilometri. Che cosa occorre fare per non perdere le prime posizioni del gruppo, Alessandro Ballano, oltre che pedalare? Mancano 500 metri all'imbocco dello strappo, vediamo che ci sono anche parecchie curve, quindi bisogna stare davanti. La posizione ideale è non dopo la quindicesima posizione, cercare di prendere meno aria possibile, quindi stare sempre coperti, allineati, e nel momento in cui l'imbocco della salita cercare di capire quale sarà il primo corridore a scattare per cercare di porsi a ruota, perché alla fine è un chilometro e sette, bisogna cercare di usare sempre la scia fino agli ultimi 200 metri. Attenzione a Van Avermaet, che è già nelle prime posizioni del gruppo, mancano 1500 metri alla conclusione. C'è stata la maglia di campione tedesco di Burgart, che ha tentato di portare in avanti Peter Sagan. Vedo anche De Mar, quindi questa è abbastanza una sorpresa, perché De Mar è più che altro un velocista e non un finisseur. Questa è una tappa data ai finisseur, perché la Côte de Longwy misura 1 km e 600 metri con una pendenza media del 6%, ma con una punta dell'11%. Al comando dunque ancora gli uomini della BNC. Valerio Piva aveva sottolineato con un circoletto rosso, c'è Stephen Kung, il corridore svizzero, maglia bianca del Tour. Poi vediamo anche De Marchi nelle prime posizioni con Steve Morabito. Hanno interesse a portare in avanti Greg Van Avermaet, che è considerato uno dei favoriti. Ho parlato prima della Sunflower, il nome esatto della formazione di Matthews è la Sunweb. Si stacca nel frattempo Marcel Kittel, saluta la telecamera. Questo non è un arrivo per lui, perché è troppo duro e occorre pensare che una salita così impegnativa non può essere, Alessandro Ballan, appannaggio di un velocista. Questa è la realtà vera, perché siamo sulle Ardenne, sostanzialmente il discorso è questo. Ma Marcel è un ottimo corridore, un ottimo sprint, però sinceramente 10 kg in più rispetto ad altri corridori adatti a questo sprint, quindi è penalizzato soprattutto per la sua massa muscolare, per il suo peso. Il forcing di Damiano Caruso e di Amedei Moina per cercare con Nicolas Roche di portare in avanti in posizione di lancio proprio Greg Van Avermaet, una tattica studiata al tavolino. C'è ancora Peter Sagan nelle prime posizioni del gruppo, ma sono gli uomini in maglia biancorossa della BNC a guidare le danze. Mancano 800 metri alla conclusione, sta attaccando anche il corridore Zubeldia e Alberto Contador. Alberto Contador nelle prime posizioni del gruppo, in questo momento è secondo, sempre gli uomini della
BNC a fare l'andatura. Mancano 700 metri alla conclusione, il tratto di salita si impenna, si fa particolarmente impegnativo, è pronto a partire Greg Van Avermaet, ci sono anche le maglie della Bora e c'è anche Peter Sagan in terza posizione. Mi pare che abbia battezzato la ruota giusta il campione del mondo, è partito Greg Van Avermaet. Quando mancano 500 metri alla conclusione, ecco il corridore della BNC che cerca di fare il vuoto. È Richie Porte, hai ragione, Richie Porte, perché Greg Van Avermaet è dietro, abbiamo anche Sagan che adesso ha affiancato Richie Porte. Richie Porte però si è trascinato dietro il suo compagno, in questo caso capitano Greg Van Avermaet, quindi c'è questo anche scambio di ruoli interessante. C'è anche Stibar nelle prime posizioni, ma parte Gilbert, Philippe Gilbert pronto a partire, a scattare, anche adesso sta uscendo fuori Greg Van Avermaet, Peter Sagan, è partito Sagan, lotta gomito a gomito, Sagan in prima posizione, Greg Van Avermaet è in terza posizione, sta uscendo fuori alla distanza Peter Sagan, si pianta e forse va a vincere Peter Sagan. Grande vittoria di Peter Sagan, proprio di una punta su Matthews, io ho visto Matthews l'australiano in seconda posizione, grandissima prestazione di Peter Sagan che ha speso veramente le ultime energie per il colpo di reni finale che gli è varso la vittoria. Corsa veramente bella. Volevo farti notare quando è partito che ha perso il pedale, ha perso quelle due o tre pedalate e poi è stato costretto a rilanciare la volata, quindi doppia vittoria per Sagan oggi. Doppia vittoria e anche ipotecata la maglia verde, alla quale tiene veramente tantissimo perché Kittel non ha guadagnato punti. Ha vinto dunque Peter Sagan, il campione del mondo, in seconda posizione l'australiano Matthews, in terza posizione Danny Martin, il corridore della Quick Step, in quarta posizione Van Avermaet, il grande sconfitto di questa tappa, in quinta posizione il nostro Alberto Bettiol, l'uomo della Cannondale, che ha ottenuto un grande risultato. In classifica sostanzialmente non cambia nulla perché rimane sempre la maglia gialla sulle spalle del gallese di Cardiff, ecco Geraint Thomas a 12 secondi, Christopher Froome e Michael Matthews, Peter Sagan è salito a 13 secondi in quarta posizione, Edvald Boasson-Hagen a 16 secondi, Pierre Latour a 25 secondi, Philippe Gilbert a 30 secondi, Kwiatkowski e Wellens a 32, Arndt a 34. Un po' di sconvolgimento c'è stato, ma non è cambiata la proprietà della maglia, che è sempre sulla schiena dorata, in questo caso di Geraint Thomas. Per quanto riguarda l'ordine d'arrivo, Sagan ha messo in fila Matthews, Dani Martin, Van Avermaet, Bettiol e anche Demar al sesto posto, il campione di Francia, che non era propriamente accreditato di uno spunto così brillante in salita, ma che evidentemente è riuscito a far bene anche su questo dentino, su questo strappo di Longwy, la città della Lorena. Ma quinto posto interessante e importante di Alberto Bettiol.